Volevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultra vivaci. Ok, basta così. Ma noi siamo scienza, non fantascienza. È già successo che a me sì che mi sono cagato addosso, 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 addosso. Figliolo, che ti racconto una storia. Niente, ma dici a me amico che è Cet Marco Pauletto di Braganze, provincia di Vicenza, soprannominato Mannaio. E buonasera, carabinieri di Treviso, sì. Io sono Marco Pauletto, detto Mannaio the Driver. Che ha iniziato la sua carriera lavorativa in una cantina del vino assieme a suo fratello. Però il lavoro lì non lo entusiasmava e allora ha deciso di cambiare un po', no? Di cambiare un po'. Fino al militare è stato lì in quella cantina lì. Poi è partito per il militare e andando nei paracadutisti della Folgore, perché sì che i paracadutisti lì gli hom duri, gli hom de polso, gli hom seri. E allora ha deciso di andare a fare il paracadutista perché lui non aveva paura di niente. Finito il militare gli si sono aperti vari orizzonti e allora ha deciso di intraprendere il trasporto internazionale. E allora è andato a lavorare per una ditta di Torino, l'Alkaline, che praticamente faceva l'Inghilterra fissa, seso dall'Inghilterra, seso, finché praticamente ha approdato in terra UK, ha diramato le sue conoscenze e se stabilizza lei, no, se stabilizza lei. Ask enough to put on your red shoes and dance it everybody. Finché ha conosciuto il trasportador Richard da Norwich, lì ha cominciato a trasportare i tratturi, le rampe, le rispette e dei picco eccezionali, perché sì che le mie pratiche piccoli eccezionali, né mia grande, piccini. Però poto, essendo un set irrequieto, ha cambiato un po' di posto, ha cambiato un po' di lavoro, un po' con del Mercedes altro, Actros col centinata, un po' col manco i container, fino a che è andato a lavorare de Wilson. E la gnita fa un viaggio in Italia, no? Va dighe mio, se l'ha combinato. Per fare un viaggio da qui, è stato un giro qui, per poi, al turno André, nel Rian Germani, gli ha rubato un po' le rampe di carico. Ma Dio! Talmente attacca l'era sveglio, segnerì così che gli ha rubato le rampe. Ma Dio, e poto lì. Come mai, poto l'ha lasciata attaccare. Magicamente le ritornate Richard, però poto qua anche da turno nel stesso posto da lavorare. E mia la stessa roba. E durante i suoi viaggi internazionali al trovato Giulio Libreon, che ha consigliato di andare a lavorare di trainer. Però tu ci che dici, non andare da trainer, perché lì si corre. E lui gli diceva, mi me sbora un cazzo, mi vo, perché mi sono un uomo duro e mi vo, mica la foto. Tu ci diceva, non andare. Ma lui non ha ascoltato nessuno, l'è andato.
E lì praticamente faceva i viaggi, faceva gli espressi coi pacchettini, perché praticamente facendo gli espressi coi pacchettini, io le mie semplice, fa le notti in piedi, avete provato voi, no? Ehi, perché praticamente l'unica teoria è che quelli che fanno i fiori non sono corridori, sono corridori quelli che fanno il groupage di notte, qui notturni. I fioristi olandesi, dico, con quelli della Padana, di Orfeo, di altra gente che si credono tanto corridori. Io ho lavorato per ditte che facevano le navette notturne. Cosa vuol dire? Partire, andare a Garon e cambiare rimorchio, quelle fanno linee aeree. Quelle sono corse. E tu hai mai fatto anche in macchina corse? Ho lavorato con ditte di espressi, di cose, di guidare 24 ore su 24 ore su 24. O dormire due ore per notte. Ma non una notte sola, perché è vero che quei fiori vengono giù da Eismer, è brutta e lunga, però dopo dormi perché arrivi a casa e fai una in bianco. Sì, è diventato il primo trasportatore del Garon. Quattro ore su 24 in notturna, perché lì era calpe veloce. Mannaio sta malinfesse, ma dio letalmente tanto sveglio che lui gli piace lavorare senza stress. 85 ore in autostrada, la pausizia giusta, di qui, di lì, di là, i suoi pub, le sue birre, i suoi pranzi, perché lui lavora senza stress. Io nella 55 vado via, 85, arrivo un quarto d'ora dopo, perdo la nave perché mi ha mandato via il cliente tardi, prendo la nave dopo, me ne sbatto i coglioni. A me che cazzo me ne frega? Venerdì alle 7 gli arrivo alle 10, ma scarico con 3 ore di ritardo. A me che cazzo me ne frega? Quando sono arrivato giù a Firenze, sotto una candela di sole sono stato 5 ore prima di chiamarmi dentro a scaricare. E devo fare cosa? Perché non arrivo un'ora in ritardo. A me che cazzo me ne frega? Gli vanno a cosa? Le pastiglie, i farmaci, gli vanno a puttane, ma vaffanculo. Letalmente mia stressat che per ben tre volte nel fa gasolio con la pompa se l'ha azotato. Perché lui si ricorda mica la prima volta che era l'antifurto del gasolio, no, né la seconda, 3 volte per l'azot. Ma vaffanculo loro e il loro rete di pescaggio, Dio cavolo, mi sono smardato di nuovo tutto di gasolio. Dio! Ma Dio, mannaio! Tamma le combine tutte! Senza parlare! Da quando l'era stata a pè col Volvo senza batterie, a partire un po', se che te fa, col suo inglese, my name is, agaccia mal la Volvo per far fa il ponte delle batterie. Somiglia come se spiega bene. Good morning, I'm Mr. Manaio, the driver, lorry driver of Karna Transport here in Kingspan. Sono di qua perché? Ma c'ho qua per un tale. I have a problem of battery. Can you send assistance for change the battery or jump start with the starter, please? Karna Taliban Transport in Kingspan. Okay. I have to change the battery. Okay. But is a workshop starting for Normanton, no? Is a Volvo workshop? Normanton, okay. Thank you. Però morale della favola chi ha chiamato l'officina che la delle macchine poto praticamente che dà la mia assistenza le sta là dude fermo perché trovano in sci e fare il ponte. Ma Dio per essere sta che una settimana che non le sue che ha combinato, però che devi dire che lei è un lavoratore, ci mette corpo e anima, però è che lui è un po' è un saltafos, come dice a Bressa, è un po' un saltafos. No. Il suo lavoro fisso, mi sa che non l'ha ancora trovato, perché devono costruirglielo.
Ciao Mannaio! Momento! L'ero talmente tanto sveglio, l'ero talmente, che nel fal bianco il la fa con le tabelle dell'ADR de Erte, le tabelle arancioni, e quindi l'è stata scortata per tutto il tunnel con la scorta tecnica e tutto. Quando l'è riafferro dalla banda da là, al serin così che da ADR che era niente, arriva, mamma mia! E stes lauri l'ha fatta poco la nave, stes discorso. Le recidivo nelle storie, le recidivo. Ma via, mannaggia! Ada ma combine se! Dopo ci poi, gioca fecchia!